qui nel convento di San Domenico e siamo stati chiamati nella messa in sicurezza di questo affresco, uno diciamo degli apparati decorativi più importanti e oggi anche più antichi, siamo nel XII secolo. Per quanto riguarda l'affresco, lo stato conservativo si presentava con forti distacchi del film pittorico intonaco dall'apparato murario. Questo dovuto dal sisma che, diciamo, la forza del sisma ha provocato dissestamento nell'apparato murario e ha di conseguenza distaccato l'intonaco. Grandi, diciamo, distacchi li abbiamo avuti in maniera trasversale in questa zona in basso a destra, nella parte in alto a sinistra e alcune zone circoscritte in maniera un po' diffusa. L'affresco ha già subito un restauro importante, mi hanno detto, verso circa nel 2000. Perché io ho trovato già delle sacche iniettate, quindi consolidate, ma soprattutto ho visto che è stato fatto un abbondante ritocco pittorico, perché purtroppo l'apparato decorativo è un pochino, diciamo, sofferente, c'è cioè una porzione di colore mancante. E questa è stata anche la decisione per cui momentaneamente l'affresco si fa una messa in sicurezza in loco e non viene staccato. Perché non viene staccato? Allora, innanzitutto è una fase molto invasiva, quindi se si può eliminare questa fase è sempre meglio. Ma anche perché noi andremo a fare per il distacco si utilizzano delle colle animali, quindi a base di acqua. Il ritocco che è stato fatto dai restauratori precedenti, essendo in acquarello, si sarebbero nella fase del distacco completamente, andrebbero andati persi e quindi avremo una superficie fortemente fessurata e sgranata. Quindi diciamo come siamo intervenuti nella messa in sicurezza di questo affresco. Siamo partiti con una pulitura superficiale fin pittorico. Successivamente siamo passati a una pulitura con le spugne Wishab, queste spugne diciamo sintetiche che aiutano a togliere anche particelle un pochino più importanti, più grasse, che ci serve poi per far aderire meglio anche le garze. A questo abbiamo chiuso tutto il fessurativo, cioè tutte le crepe e fessurazioni sono state sigillate con delle stucche a base di grassello di calce e sabbie. Stuccato tutta la superficie, siamo andati a fare delle iniezioni. Le iniezioni vengono fatte con delle malte, il PLMA, sono malte esenti da sali, non sono permeabilizzanti, sono reversibili e questo per sedimentazione, quindi una serie di siringhe l'un l'altra, vanno a colmare tutta la parte del distacco e quindi ad ancorarla all'apparato murario. Quindi grande attenzione l'abbiamo data a questa fase. Successivamente a questo, per dare ancora maggiore forza e sicurezza, andremo a garzare con delle garze di cotone e con delle sostanze, in questo caso diciamo prevalentemente più sintetiche, il Clusel, in modo da non asportare tutto il ritocco pittorico del restauro precedente. A questo punto l'affresco per noi è messo in sicurezza.